Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. In questo video vi farò la recensione e applicazione del nuovissimo mascara di Benefit Roller Lash. Questo è il packaging, io ce l'ho in formato mini size, piccolino, perché mi è uscito sul giornale qui a Londra, su L, quindi davvero con £3,90 ho preso questo mascara, volevo provarlo in anteprima per voi. Questo mascara uscirà a marzo nelle profumerie Sephora, costerà 26,50€, quindi abbastanza caruccio. Vediamo se veramente ne vale la pena. Questo mascara ha uno scovolino in silicone, che vi farò vedere poi nel dettaglio. È curvo questo scovolino è chiamato Hook & Roll, proprio per fare tipo una sorta di bigodino per le ciglia, per andare ad incurvare e separare e allungare, chissà se è vero, quindi vedremo. E poi inoltre ha la serina e provitamina B5 che aiutano a diventare più forti le vostre ciglia e allungarsi notevolmente col passare del tempo, vediamo se è vero sempre. Questo video quindi sarà applicazione, prima impressione, magari nel tempo se mi piacerà o non mi piacerà vi farò sapere, poi magari metterò un nuvoletto oppure vi faccio un post nel blog. Passiamo subito al video applicazione di questo mascara. Allora, vediamo subito questo mascara cosa fa. I miracoli. Guardate lo scovellino, molto carino. Ok, applichiamolo subito. Non ho usato il piegaciglia proprio per vedere se realmente curva le ciglia. Le mie ciglia sono un po' sfigatelle, non sono fortunata. Sono corte. Non sono curve, sono poco voluminose, quindi vedo un po' se lo uso di così, voglio vedere come pettina le ciglia. In realtà curva abbastanza, devo dire la verità, curva. Spero che si veda il risultato, perché curva. L'applicazione è abbastanza semplice, la stesura, ok? Solitamente con questi qui in silicone mi cieco, questo al momento non mi ha ciecato. Lo giro dall'altro lato per... vediamo un po'. Lo rigiro. Mi faccio solo una passata di... mascara, sempre, l'ho sempre fatto solo una passata, che poi è inutile fare 3000 passate normali che poi il risultato piace. Wow, mi piace molto, lo dico la verità. Wow, adesso giro così sempre e vado a fare quelle di sotto. Spero che mi si veda, sì, mi si veda. Ok, da-da, applicazione fatta. Questo è stato il video applicazione. Cosa ne penso? Allora, davvero il risultato è notevole, mi piace molto come separa le ciglia, come le allunga, il volume c'è ma davvero poco, davvero il risultato è soprattutto sull'incurvatura e la lunghezza delle ciglia. Mi piace davvero tanto, avete potuto vedere, cioè, la differenza, si vede che qui, cioè, da quest'altro lato non c'avevo proprio le ciglia, cioè non si vedevano proprio, mentre con mascara si vedeva né come, erano belle incurvate, separate, allungate. Mi piace moltissimo davvero, a parte il prezzo, perché il prezzo del mascara è un po' troppo esagerato, 26,50€, però se uno si vuole fare un regalino, i mascara durano abbastanza, durano un paio di mesi, va bene, non fa niente, cioè ne vale anche la pena, perché è una cosa che dura nel tempo, non è una cosa che finisce dopo una settimana. Ecco, il voto che gli do al momento è un 9 su 10, veramente mi piace tantissimo e ve lo consiglio se avete anche come me un po' le ciglia sfigatelle, sì.
Ok, fatemi sapere se anche voi avete provato questo mascara in versione mini, se avete trovato anche voi in Italia questo mascara in versione mini, non lo so, perché ho visto vari blog che hanno recensito già il mascara, però credo che abbiano fatto più, diciamo, una collaborazione con il brand che una cosa spontanea come ho fatto io vera e propria, cioè, quindi non so se da voi c'è stato modo di provarlo, chi ha potuto provarlo già. Fatemi sapere. E quindi ve lo consiglio al momento e se ho novità aggiornamenti vi aggiorno qui o sul mio blog che mi metto nell'info box. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere, un bacio, alla prossima, ciao!